bel sito Hotel Le Due Torri, a Mano Calzati, a circa 200 metri dall'uscita Avellino Est della Napoli Bari. www.belsitohoteldue-torri.it. Dovrebbe essere finanziato 300.000 euro per una progettazione che bisogna poi fare successivamente per i senza tetto. Per adesso in realtà la Regione ci ha chiesto soltanto l'adesione, quindi abbiamo presentato la scheda di partecipazione. Ora al tavolo siamo rimasti d'accordo che, visto che anche loro affrontano queste problematiche, che prima di presentare qualsiasi tipologia di progettazione ci riuniremo per poter discutere insieme sulla farsi sulla è un PON, un PON inclusione della città di Avellino, perché la Regione lo faceva allora Napoli a parte e poi invece per gli altri quattro capoluoghi di provincia insieme, quindi un progetto per senza tetto. Un centro che poi sarà non è un centro, in realtà vengono finanziati un 300.000 euro per mettere in campo delle attività per senza fissa dimora, quindi abbiamo stabilito che lo faremo tutti quanti in concertazione per evidenziare quali sono le difficoltà e per vedere quali sono le possibili soluzioni da poter porre in essere. Voglio dire, anche proprio in realtà per adesso non ci sono linee di indirizzo, per adesso ci hanno chiesto soltanto l'adesione a questa possibilità, a questo PON, e quindi abbiamo giustamente aderito. Questo PON, se non c'è un'anagrafe dei senza fissa dimora? L'anagrafe non c'è, in realtà noi abbiamo non abbiamo un'anagrafe dei senza tetto, abbiamo un'anagrafe dei senza dimora, che non è la stessa cosa, perché chiaramente un senza tetto vuol dire che è una persona in grave stato di difficoltà anche economiche, un senza dimora può essere anche una persona che momentaneamente è sul nostro territorio per questioni lavorative e quindi non ha, diciamo, ospite da qualcuno e quindi non ha l'alloggio, ma non ha condizioni economiche tali da dover avere necessità.